Claudia Mannino, appunto faccio parte della Commissione Ambiente a Montecitorio e Ufficio di Presidenza insieme a Luigi Di Maio e a Riccardo Francaro. Io cercherò di essere breve sia per dare più tempo poi agli altri di parlare e a voi di fare domande, ma anche perché ormai facciamo un po' una gara tra le varie commissioni, perché tanto non c'è molto da dire, perché in fondo le commissioni non lavorano, cioè come ha detto Chiara già prima, atto parlamentare della commissione istruzione c'è stato zero, atto parlamentare della commissione ambiente zero, poi chi è Giulia vi dirà, commissione sanità affari sociali zero. Questo perché? Perché appunto come ormai tutti sapete, questa cosa è bellissima, perché ormai fino a qualche mese fa quando parlavamo di decreto legge molti dicevano ma che cos'è un decreto legge? Oggi sappiamo tutti che decreto legge è un'iniziativa che prende un governo in una situazione di emergenza, proprio è successo qualcosa nell'immediato e dobbiamo subito interagire, quindi fermiamo il Parlamento per fare un decreto legge. A quanto pare l'Italia è in continua emergenza da 10 mesi perché si riescono a fare solo decreti legge di cose che di urgente non hanno nulla. Però nonostante ciò, appunto, ogni volta che noi entriamo in commissione ci ripetiamo in mente, almeno per quanto mi riguarda, un proverbio. C'è un proverbietto che dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E invece noi ci diciamo che tra il dire e il fare c'è di mezzo la volontà. Perché questi ragazzi inesperti, che non capiscono niente, che non sarebbero stati capaci, avevano un programma. Questo programma, oltre l'80% del nostro programma è già tutto depositato con proposte di legge, quindi se per caso il governo si decidesse a smettere di utilizzare il decreto legge come modalità per gestire questo paese, si potrebbe iniziare a prendere qualche proposta di legge dei parlamentari, del Movimento 5 Stelle, ma anche degli altri partiti, e iniziare a parlare di quello che i cittadini dicono a questi rappresentanti, perché il Parlamento è costituito da rappresentanti dei cittadini, il governo no, è per questo che nasceva il problema della fiducia. Detto questo, tra le proposte di legge, ad esempio, che noi in Commissione Ambiente abbiamo presentato, ne abbiamo presentato un paio che per noi sono anche molto stupide e che mettono in evidenza proprio la differenza tra il dire e il fare. In campagna elettorale tutti i partiti, tutti i politici ci vengono a dire il paese, l'Italia è un paese con rischio idrogeologico, è un paese in cui le scuole stanno cadendo a pezzi, gli ospedali stanno cadendo a pezzi, le strade sono distrutte, nessuno pulisce i giardini, non ci sono i soldi per nulla. Ma nessun politico, ma soprattutto nessun giornalista si chiede ma perché i comuni non hanno più i soldi per fare le manutenzioni alle scuole che sono là da 60 anni, agli ospedali che sono là da 40 anni, eccetera, eccetera. Per un semplice motivo, iniziate a fare attenzione alle date, fino al 1977 è stata fatta una legge che diceva, e questo un po' si collega a quello che diceva Gian Piero Terzino poco fa, una legge che diceva che ogni qualvolta un cittadino vuole costruire qualcosa deve pagare degli oneri, oneri di urbanizzazione e oneri di costruzione. Fino al 93 questi soldi andavano in un fondo ben preciso del comune che vincolava il comune a utilizzare quei soldi per la manutenzione delle strade, delle scuole, degli ospedali, dei giardini, eccetera, eccetera. Poi che cosa hanno fatto col governo Amato? Hanno fatto una piccolissima variazione, hanno detto no, non è più necessario che noi li destiniamo tutti per la nostra sicurezza, per la sicurezza delle nostre scuole e dei nostri ospedali, noi possiamo destinare fino al 50% per queste cose, l'altro 50% lo possiamo utilizzare per la spesa ordinaria. Spesa ordinaria che tradotta in tutti i comuni significa stipendi. Stipendi che tradotti significano posti di lavoro. Posti di lavoro che significano voti. E quindi da qui comunque per noi appunto si conclude il cerchio di un rapporto tra politico e cittadino che non è più dettato da quello di cui i cittadini hanno bisogno, ma di quanti voti il politico ha bisogno per andare avanti. E quindi abbiamo presentato due proposte di legge in cui diciamo ritorniamo al 77, cioè diciamo tutti gli oneri di urbanizzazione devono essere destinati per la manutenzione delle scuole, delle strade, degli ospedali, eccetera. È una cosa proprio che è difficilissima da pensare, però noi stupidi del Movimento 5 Stelle ci abbiamo pensato. E l'unico obiettivo che però appunto questa è una proposta legge ancora in discussione è quella che abbiamo ottenuto nel decreto per fare di destinare l'8 per mille alla manutenzione delle scuole, invece di destinarlo ai partiti, per finanziare i partiti. Un'altra cosa, vi racconto
altre due cose e poi concludo. Un'altra cosa che tutti i politici di turno dicono quando sono in campagna elettorale, poi se lo scordano, è che l'Italia veniva chiamata il bel paese, o è il bel paese secondo loro, ormai non lo è più. Perché? Perché siamo ricchi di attrazioni naturalistiche, di parchi, di giardini, di coste meravigliose, di riserve, montagne da scalare, eccetera, eccetera. Però poi queste attrazioni, diciamo, proprio perché dobbiamo valorizzare il turismo e tutto, sono spesso vincolate in delle riserve. Allora, il problema è come vengono gestite le riserve. In Sicilia ne abbiamo tantissime, ma non tutte, io molte riserve a volte neanche le conosco perché non vengono pubblicizzate, non vengono sfruttate. C'è un problema all'interno delle riserve che è stabilito dalla legge 394, che dice: i direttori e i presidenti dei parchi nazionali devono essere individuati dal ministro dell'ambiente e dal presidente della regione. Quindi cosa significa? Che le persone che dovrebbero gestire un'area non necessariamente devono avere delle competenze specifiche, devono solo avere un'amicizia col presidente della regione o col ministro di turno. Abbiamo presentato una proposta di legge dove diciamo che i presidenti e i direttori di parco devono essere individuati con una partecipazione cittadina in cui ci sono i cittadini di dove ricade quella riserva, ci devono essere le associazioni che ricadono in quel territorio, e queste riunioni devono far uscire fuori una rosa di 10 nomi per competenza, per conoscenza e per esperienza, e questa rosa di 10 nomi va alla commissione di riferimento, al ministro di riferimento, e tra quelli scegliere la persona più adatta per gestire quella risorsa, quella risorsa appunto, perché appunto la riserva naturale è anche una risorsa economica e turistica. E concludo appunto con un'ultima cosa con cui noi appunto siamo fissati con alcune cose probabilmente. Noi partiamo dal presupposto che la pubblica amministrazione deve dare l'esempio. Se non c'è la pubblica amministrazione che fa le cose giuste, ovviamente il cittadino dice: ma se non lo fai tu, perché non lo devo fare io? E allora tutti in campagna elettorale ti dicono che in Sicilia, in Campania, in Lazio siamo pessimi nel gestire i rifiuti, i cittadini siamo maleducati, non vogliamo fare la raccolta differenziata e quindi ci dobbiamo tenere questa situazione. Andiamo di emergenza in emergenza. E allora vi ho presentato un'altra proposta di legge, anche questa molto stupida, dove diciamo: tutti gli uffici della pubblica amministrazione, ai vari livelli, devono ridurre il quantitativo dei rifiuti e non devono utilizzare monouso, cioè non devono utilizzare bottiglie di plastica, bicchieri di plastica o bicchierini di plastica, le macchinette non devono avere tutta questa plastica, che tutta i rifiuti. Monte Citorio, in fiume in presidenza, guardiamo il bilancio di tutto quello che costa Monte Citorio. Una tra le tante voci che è ridicola è che un edificio che produce essenzialmente carta, perché non dovrebbe produrre altro, produce documenti sempre che magari si comunicasse online, perché si può fare, ma loro non ne sono capaci, paga 490.000 euro di tassa sui rifiuti. Ora io dico: ma vogliamo iniziare a ridurre questi rifiuti che già vengono solo dalla pubblica amministrazione? Quindi niente, concludo dicendo appunto che le attività, le proposte ci sono, segnalateci voi le proposte anche, perché magari giustamente anche voi nei vari territori avete altre esigenze e altre idee. E soprattutto tenete d'occhio appunto il sito della Camera, dove potete vedere la differenza tra il dire e il fare, cioè quello che dicono i politici in televisione e quello che poi propongono. Andate sul sito della Camera, andate sul sito del Senato, prendete il singolo politico, no, del movimento, di qualsiasi gruppo, e vedete, dice: ma ha fatto una proposta sul MUOS, per esempio, ho fatto una proposta sullo stretto di Messina, no, su qualsiasi cosa. E iniziate a trovare le differenze.